di qui ovviamente perché quest'anno a differenza dell'anno scorso la location diciamo è diversa, però ecco, stiamo qui perché siamo pronti per iniziare una nuova stagione che anche quest'anno come per l'anno l'anno precedente ci sono delle novità. Ci sono state delle integrazioni diciamo, in sede societario sia a livello dirigenziale che a livello anche diciamo, di squadre. Prima cosa ecco, volevo diciamo, chiamare il mister Gino D'Amando che quest'anno iniziamo con la scuola calcio a 5 che è la prima scuola calcio nel territorio di questi ultimi tempi perché però quest'anno abbiamo avuto diciamo una scuola calcio che già lui precedentemente aveva iniziato nel territorio di Anzio di Fino. Quest'anno ci siamo rincontrati, ci siamo fatti una chiacchierata, abbiamo deciso di nuovo di iniziare questo percorso insieme a lui, già un esperto del settore, quindi io lo ringrazio di aver accettato il nuovo incontro. Ecco, siamo a livello diciamo, di squadra, abbiamo mantenuto l'Under 21, l'Under 21 che è stato confermato dal mister Zaino Massimino che è anche il nostro. Chiamerà i ragazzi dell'Under 21 che quest'anno faranno parte diciamo della squadra. Parlo subito, certo. Siamo da Giorgio Vettori. Poi c'è Alessandro Cassoni.
No, non c'entra nulla. Scala la farina, e poi abbiamo la dirigente della prima squadra, Claudio Giardino, che abbiamo detto che quest'anno le novità che ci sono state, diciamo, non sono finite, perché quest'anno veniamo comunque anche seguiti e coordinati da uno staff medico, che è una cooperativa Elysium, che quale, diciamo, qui è un rappresentante della cooperativa, tra i quali si occupa anche, diciamo, delle nostre visite medico sportive. Quest'anno, ecco, ci dirà due cose riguardo questa novità per questa nuova stagione. Sì, allora quest'anno, insomma, ci siamo affiancati alla società L21, dalle visite medico-sportive, tanti di voi già ci hanno conosciuto, e proprio quest'anno sul campo avremo l'affiancamento di un infermiere in tutte le partite casalinghe, e a partire dalla semplice taglia, a finire alla contusione o alla frattura più, cioè è una cosa, spero che non mancata mai, siamo formati all'uso del disciplinato del sistema automatico, che quest'anno abbiamo la prenotazione, e questa è una grande novità di cui andiamo molto orgogliosi, e ringrazio Massimo di questa occasione. Quello che vuol dire è che, ovviamente a tutte le squadre che fanno parte, diciamo, della società, si comincia questa settimana, sabato inizierà la prima squadra con la partita in casa contro il Sant'Agnese, e invece l'Under 21 con Visse Cavignano, giusto? Visse Cavignano domenica mattina. Quello che dico a tutti quanti, e poi spero che anche gli altri, anche il mister comunque già hanno avuto modo di parlare con i mister, hanno avuto modo di parlare con i ragazzi, chiedo a voi il massimo impegno. Ovviamente la cosa principale è comunque di divertirvi, ma ovviamente l'impegno che mette la società ogni anno per far sì che voi vi venga data la possibilità di giocare, di stare tutti quanti insieme in gruppo, venga comunque ripagata da parte vostra quando si scenderà in campo come uno solo altro. Questo è l'impegno che chiedo a tutti quanti, credo che non vi sto chiedendo niente di eccezionale, ecco, una cosa che ci tengo tantissimo, questo vale sia per l'Under 21 che per la prima squadra. Poi speriamo di fare bene, ecco, che speriamo che poi i risultati vengano. L'importante è l'impegno e la serietà che dovete metterci nel fare, diciamo, sia a cominciare dagli allenamenti che in partita. Questa è la cosa che ci tengo. E poi in bocca al lupo per quest'anno, ragazzi. Questa società lo sapete, è una motivazione forte, cui tengo tantissimo, e anche se, diciamo, oggi, diciamo, si fa fatica a mantenere una società, io ce la metto sempre, faccio tutti gli sforzi possibili per mantenerla viva come sempre. Io, ovviamente, ho bisogno anche, diciamo, della collaborazione, diciamo, di qualche sponsor, le quali, diciamo, quest'anno collaborano con noi. Abbiamo Pane e Cioccolato, abbiamo Disinfest, abbiamo Colledil, c'è Fisioponte, la Vittoria Assicurazioni, e poi tanti altri, comunque, ecco, qualcun altro che collabora con noi, che adesso faccio fatica a guardare. E volevo ringraziare Massimo Catanzani, che, diciamo, questa location, quale noi anche durante la settimana a termine di allenamento, come dire, la sfruttiamo, insomma, la utilizziamo, perché giustamente il mangiare è buono e anche l'ospitalità è molto gradevole. E l'ultimo, ecco, se non so se c'è i mister delle squadre che voglio dire qualcosa. Io stavo a per di scarpe di questo.
Ma io non posso di niente perché ho i piccoli, quando faremo la presentazione dei piccoli parleremo anche di quelli. Stanno loro che già una bella barzelletta. No. Ringrazio anche, volevo anche ringraziare la redazione, i collaboratori di Monto Futsal che questa sera anche ci abbiamo anche una dimenticanza, un rappresentante il presidente della Libera Uscita, che è il giornale online che quale anche tutti quanti potete dar visione su internet. Ci seguono anche loro con i servizi che faremo, così anche Monto Futsal che oltre a offrirsi il servizio questa sera ci segue da tanti anni, anche se quest'anno ci hanno relegato a Roma, però sembra che anche quest'anno ci seguono con i vari commenti e quant'altro. Poi grazie a tutti quanti. Ovviamente un rinfresco che per aiutare la sera. D'accordo? Grazie a tutti.